Salve amici del canale, oggi voglio parlare un po' di arte, tanto che cambia, è uno degli argomenti che mi interessa maggiormente, per cui ve ne faccio volentieri partecipi. E l'arte naturalmente a modo mio, non come si legge nei vari libri, che naturalmente quelli sono testi che vanno osservati, sono quelli canonici, insomma ecco, la mia è una storia dell'arte molto leggera, molto opinabile spesso, per cui prendetela sempre come un modo di divertimento, di curiosità, quindi abbiamo inquadrato un po' l'argomento. Di cosa parlare? Naturalmente possiamo parlare di tantissime cose, però voglio focalizzare un po' l'attenzione su alcuni personaggi. Mi sono, diciamo, soffermato su alcune figure, non marginali, però viste da un'angolazione leggermente diversa, o perlomeno non proprio consueta. E volevo parlarvi di personaggio sconosciuto, Toulouse-Lautrec. E chi era Toulouse-Lautrec? Boh, facciamo un salto indietro. Partiamo da un fatto storico sconosciuto. Quando si diceva è un 48, quando ero piccino io si diceva ah, hai fatto un 48, guarda che 48 c'è qui, ma questo è proprio un 48, insomma era un modo per dire che era un gran casino, era stato fatto un bordello e quindi era una rivoluzione. In effetti nel 48 in Italia c'era la prima guerra di indipendenza, quindi come ben vi ricordate, vero? Ragazzi, occhio. E quindi nel 1948, 1848, c'era in Italia dei fermenti politici abbastanza importanti, risorgimentali, insomma, quindi andate a vedere se non vi ricordate, ma perché parlare di arte partendo dal 1848? Semplice, perché non c'entra quasi niente. Però nel 1848 erano già attivi i nostri beneamati macchiaioli. I macchiaioli, come voi sapete, sono praticamente quasi l'alter ego degli impressionisti francesi, solo che sono nati un po' prima, d'altra parte uno non può scegliere quando nasce, no? Quindi diciamo così, fatalità ha voluto che siano nati qualche anno prima. E quindi nel 1848 c'erano già la maggior parte dei macchiaioli che conosciamo, più o meno, non tutti, anche i macchiaioli sono un po' come gli impressionisti, ce n'erano 1,5 miliardi, e quindi diciamo però che quelli più importanti erano già all'opera. Qualcuno era già anche ben quotato, conosciuto, eccetera. Fattori, Cabianca, eccetera, 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 senza andare tanto a cercare. E dalla parte opposta c'erano gli impressionisti che però erano ancora di là da venire, o perlomeno qualcuno era già nato, ma erano molto piccoli. Tra i più vecchi ricordiamo Cézanne, ricordiamo Gauguin e qualche altro, insomma, che poi piano piano sono nati, sono cresciuti, eccetera. Però ecco, sono questi personaggi qui. Questo perché? Per inquadrare a volte i periodi storici, no? Perché a volte sembra che questi personaggi famosi siano quasi caduti dall'alto come fossero fiocchi di neve, no? E pum, cascano per terra, ghiacciano e poi si sciolgono come appunto neve al sole. Invece sono personaggi che hanno vissuto in un'epoca. Quale epoca? A volte sembra quasi così che siano delle cose effimere, sconosciute. Faccio un esempio: dalla parte opposta del globo, di là in America, c'erano gli indiani che si sparavano, cioè venivano colpiti oppure insomma facevano a botte con i coloni, per cui c'erano già le cote, pum pum, avete visto, no? Qualche film di western. Ecco, quello è un periodo in cui già c'erano le armi da fuoco e quindi in America si sparavano indiani e coloni, che si posso dire. In Canada c'era un tizio che si chiamava Joshua Slocum, capitano Joshua Slocum, un personaggio fantastico che qualche volta che avrò voglia di parlare di mare, quando mi prenderà un po' di nostalgia, vi racconterò la storia di questo personaggio fantastico. E lui, vi accenno così, tanto per fare questa bella lunga chiacchierata, lunga, spero che non sia tanto lunga, se no mi si addormenta la gente qui intorno, non c'è nessuno, sono da solo, però c'ho il cane. E quindi dicevo, Joshua Slocum, navigatore, marinaio, anche lui una vita inizialmente abbastanza travagliata, come tutti, insomma, più o meno. Poi a un certo punto della sua vita perde tutti i suoi averi, però la voglia di mare è irresistibile.
un comandante di una baleniera di altri tempi, sentite le sue vicissitudini, gli regala uno sloop bermudiano, qualcosa del genere, adesso non ricordo benissimo, comunque una barca che si chiamava Spry, che significa schizzo, spruzzo, qualcosa del genere, e gli regala questa barca. Lui tutto contento, questo Joshua Slocum, va a prendere contatto con questa barca e si trova per la miseria, un relitto, bello, bellissimo, ai suoi tempi però, una schifezza. Quindi marcio tutto decrepito con le assi sconnesse, eccetera. Lui, siccome questo Joshua Slocum non era certo una pappina, era uomo di altri tempi, non ci pensa su due volte, la smonta pezzo pezzo, leva un corso di fasciame, lo rifà un altro uguale e ce lo mette, leva un madiere e ce lo rimette, mette una costola, fa un pezzo di baglio, quello che sia, insomma, leva un bel pezzo e ce lo rimette, all'interno gli aveva uno e lo rimetteva. Quindi alla fine non ci ha messo poco, però l'ha rifatto, ha fatto un fasciame di 3,5 cm di quercia, quindi una cosa robusta, che si piega difficilmente, quindi ci vuole il vapore, insomma, non vi sto a spiegare come si fa a piegare una tavola di quercia da 3,5 cm. Poi ha fatto il fasciame della coperta, di pino bianco, badate bene, pino bianco, che quindi è abbastanza leggero, robusto, elastico, da 2 cm, insomma, ha fatto questa barca che non era grandissima, e robusta come un carro armato, pesante quanto un carro armato, però con questa barca poi ci ha fatto il giro del mondo in solitaria. Siamo nel 1870-80, se non ricordo con precisione. Comunque, ecco, per dirvi cosa succedeva nel mondo. Nel frattempo, di là a Parigi, la gente stava tranquilla, non c'era un cappello da fare perché guerre in giro non ce n'erano, perlomeno erano abbastanza lievitate. Avevano tempo da perdere e se ne andavano al Moulin Rouge. Moulin Rouge, che è stato poi, diciamo così, il simbolo di questa belle époque, di questo momento storico, praticamente irripetibile, e questo ambiente che poi era Montmartre, che significa appunto Monte dei Martiri, e c'erano tutti questi personaggi che ai tempi Montmartre non era la Montmartre che conosciamo adesso, dove, cioè, insomma, da VIP oggi abitare a Montmartre, cioè, ed altolocati, una volta abitare lì era proprio da disperati, era proprio l'ultima spiaggia, dopodiché c'era la Senna, ti buttavi lì e finiva la storia. Per cui chi andava a Montmartre, che era periferia, era un po' leggermente una collina, appunto Montmartre, era una collina da cui si dominava la Parigi, che non era la Parigi di oggi, era una Parigi molto più modesta, però era già considerata la Ville Lumière, cioè la città luminosa delle luci, dove già erano stati fatti i lavori di ammodernamento, eccetera, lasciamo perdere, un sacco di storie anche lì molto interessanti. Poi qualche giorno, al solito, se ci avremo tempo, se campo altri 40-50 anni, ce la faccio anche a ricordare tutti questi elementi che vi sto mettendo così in mostra. E dicevo, chi viveva a Montmartre era proprio un disperato, uno che era scappato, fuggito, rincorso, aveva debiti, o aveva, insomma, dei problemi seri, andava lì perché c'erano disponibilità di alloggi a basso costo, no? Baracche o poco più, c'erano taverne, c'erano piccoli locali notturni, eccetera, insomma si poteva vivere con poco e nessuno ti faceva tante domande se eri un fuoriuscito, un galeotto, se eri quello che poteva essere, insomma nessuno si preoccupava più di tanto, per cui la gente vivacchiava bene più o meno ed era un po' un posto in cui non si facevano tante domande. In questo posto sono confluiti praticamente quasi tutti i pittori impressionisti e non solo che conosciamo. Poi, vabbè, poi si è allargato il giro, eccetera, eccetera, però questi sono i personaggi che frequentavano questo posto. Ora, nel 1865-66, grosso modo, nasce una signorina nel 65, se non mi sbaglio, ma insomma le date, ragazzi, no, sulle date posso sbagliare abbondantemente, perdonate, non sono così ferrato nel ricordare date, memorie, momenti, posso sbagliare anche di 5, 6, 10 anni, quindi divertitevi ad ascoltare queste stupidaggini. E quindi, come dicevo, in questo periodo 1865-64,
vabbè, non cambia niente. Una signora un po' fuori di testa, abbastanza problematica, dà alla luce una bimba che poi crescerà malamente, nel senso che sarà anche lei un po' disperata, un po' persa in questo mondo vario e variegato, e darà alla luce questa signorina che si chiamerà Marie Valadon, che crescendo farà mille lavori, sarà lavandaia, cuoca, farà tutti i lavori più umili possibili, insomma, non certo grandissime cose. Sua madre era una donna del popolo, una lavandaia che mise al mondo questa ragazza, in quanto rimase incinta, da uno che non si sa nemmeno bene chi fosse, forse era chi dice che era un ferroviere, un ingegnere ferroviario, chi dice che era un trasportatore di merci, insomma, non si sa. E quindi insomma, messo al mondo questa ragazza che si dette da fare in mille maniere, e poi a un certo punto trovò una possibilità di vita diversa e andò a fare anche lì non si sa bene cosa, se facesse l'acrobata sulle funi, sul trapezio, o se fosse una cavallerizza, le cose poi anche lei non ha mai bene definito cosa fosse, cosa facesse. Comunque, insomma, cadde in qualche maniera dal cavallo, dal trapezio, insomma, il fatto è che disse no, questo non è proprio il mio mestiere preferito, e quindi smise. E trovandosi a Montmartre, dove c'erano appunto pittori, artisti vari, scultori, musicisti, il mestiere più semplice di tutti qual era? Era fare la modella. E la modella spesso coincideva anche con un mestiere più antico, insomma. E quindi lei accettò di buon grado, era una bella ragazza, giovanissima, 14-15 anni, quindi insomma, nel fiore della sua bellezza, della sua gioventù. E si faceva appunto ritrarre, i pittori lo sapete, amano paesaggi, marine lì è difficile, comunque paesaggi, lacustri, eccetera, eccetera, però insomma gli piace anche rappresentare le figure più o meno nude, maschili, femminili, quello che può essere, perché dipingere, per esempio, fare un ritratto anche integrale, diciamo così, della propria moglie, dell'amante, della fidanzata, non è così semplice. Prima cosa perché non sempre sono dei personaggi rappresentabili in maniera, insomma, decente, decorosa. L'amore c'è. Però, ecco, a volte quando c'è troppa confidenza tra i due, tra, che so, marito e moglie, tra pittore e modello, però familiare, non sempre le cose vengono bene. C'è troppa confidenza, quindi la cosa si prende a scherzo, uno si muove spesso, chiacchiera, bla bla, e non va bene. Mentre la modella, che è pagata per questo, fare la modella, fra l'altro, non è un mestiere dove uno si leva le mutande, si leva la maglietta, si mette in posa come una statuina, come una bambolina e ha fatto, no, è un qualcosa di più. Bisogna mantenere delle pose particolari, classiche oppure codificate, saperle mantenere per un certo tempo, senza muoversi, senza fare movimenti strani, senza parlare, senza dire stupidaggini, quindi saperle riprendere al momento in cui viene interrotta la posa, perché la posa non è che durano ore, 15-20 minuti, se uno è bravo, perché sennò comincia poi a muoversi, comincia a tentennare, quindi bisogna interrompere la posa e riprendere, si mettono a terra i segni, insomma, sapete più o meno se avete visto mai come si fa. Comunque, ecco, non è così semplice come un po' se, ti spogli e stai lì, no, è un qualche cosina di più. Molto spesso ai tempi la modella era anche, come detto, una meretrice, ma spesso erano anche molto allegre, molto disponibili e predisposte, non lo so, adesso non voglio. Vabbè, comunque sia, il fatto è che Valadon sapeva che spogliandosi, prestandosi alla nudità, guadagnava molto di più che non vestita, insomma, una cosa un po' classica. E quindi disse, vabbè, io mi spoglio, che problema c'è? Guadagno di più. E ha avuto la fortuna che i suoi, diciamo così,
artisti, diciamo così, chi la riprendeva, chi la ritraeva, erano grandi artisti. Qualcuno sarà stato anche un poveraccio che ci provava, insomma, con la lingua un po' di fuori, che c'era una donna nuda, ma insomma quello non era un pittore, era uno che, un poveraccio, insomma. Il pittore è uno che non vede più la donna nuda davanti a sé, la vede ma la interpreta in una certa maniera, non è uno un po' satanato. Per cui insomma, ho avuto la fortuna di avere dei maestri di fronte, tanto per dirne qualcheduno, Renoir, Puy de Chavannes, insomma, poi c'era una sfilza infinita, per cui ha sempre avuto la possibilità di dare un'occhiata, perché lei era, fra l'altro, predisposta, gli piaceva, quindi rubava il mestiere, come ho detto tante volte io, bisogna rubarlo il mestiere, non è che uno ti può dire il pennello si mette così, il colore si usa così, sì, quello va bene, però sono le cose non dette che sono importanti, devi guardare, devi vedere quel momento in cui intinge il pennello oppure ci fa quello sfrego, oppure insomma il mestiere si ruba, in senso buono naturalmente, anche perché se rubi soltanto l'immagine alla fine sei secondo, terzo, quarto, insomma, non vale niente, ma è il mestiere che si ruba. E vabbè, a parte questo, quindi lei nelle pause tra una pose e l'altra cosa faceva? Dava un'occhiata, si parla con l'artista, si cerca di trovare qualche cosa in comune e lei che si interessava, gli piaceva, però ricordiamoci, lei era una donna in un periodo storico in cui le donne praticamente non potevano fare niente e addirittura le donne in questo periodo storico non potevano nemmeno iscriversi all'Accademia, fossero state anche donne straricche. Poi fu Napoleone III, mi sembra, che insomma dette la possibilità anche alle donne di iscriversi, ma questo in un periodo già molto più avanzato, per cui le donne potevano al massimo mettere al mondo un bel po' di figli e poco di più. C'erano già delle lotte femministe in giro, ma lasciamo perdere, perché se no ci perdiamo e non si finisce più. E qui ci interrebbe anche la nonna di Gauguin, figuriamoci, Tristan Flora, però so, lasciamo perdere anche questa storia, se no veramente siamo a tappo. E, come dicevo, nel frattempo, lasciamo un attimo la nostra Valadon, Marie Valadon, non è ancora Suzanne, conosciuta poi come Suzanne Valadon, ma al momento è ancora Marie, come diceva Degas, la terribile Marie. Facendo qualche passettino indietro, quindi nasce anche Toulouse-Lautrec. Mi pare che nasce addirittura un anno prima, insomma, l'ha voluta fregare un po' sul tempo perché aveva tempi illimitati. Quando è nato addirittura Lautrec, sapete, è di origini nobili, suo padre era ricco, possidente, quindi sordi, nobili, addirittura sembra che fossero come casata. Pretendenti al trono di Francia, insomma, qualche cosa del genere, se non mi chiedete particolari più precisi, comunque insomma, si dice questa cosa qui. E il padre di Lautrec, quando nacque, era vestito da antico romano, perché era oggi si direbbe uno fuori di testa, un pazzoide, uno fuori un terrazzo, ai tempi era uno stravagante, uno un po' così. Era vestito da antico romano, forse declamava versi di Cicerone, forse faceva proclami da Cesare, non si sa, comunque era rincorso tra le stanze di questo palazzo insomma, nobiliare, dalle serve, insomma, dalle governanti, dicendo, oh, è nato tuo figlio, vai a vedere, questo parlava, strafaceva, insomma, per dire che insomma, qualche tara nel sangue c'era. La madre di Lautrec, anche lei che erano consanguini, padre e madre di Lautrec erano consanguini, non so se erano cugini o qualcosa, comunque come spesso accadeva nel tempo, insomma, i nobili tendevano a sposarsi fra di sé, per cui erano abbastanza poco ben assortiti, ecco, diciamo così, come DNA, e tendevano ad avere malattie o insomma, delle tare non proprio consigliabile oggi come oggi. Oggi ce ne sono casomai di altro tipo, però comunque insomma questa era la realtà dei tempi. E purtroppo Lautrec, come ben sapete, insomma, ebbe questa problematica, adesso c'aveva questa malattia alle ossa che non mi ricordo come si chiama, un nome stranissimo, penso che lo sappiano in due o tre in questo continente. Comunque,
E fino all'età di 8-9 anni è cresciuto normalmente, però aveva questa fragilità di ossa, poi è caduto, si è rotto un paio di volte e la crescita degli arti inferiori è rimasta praticamente bloccata, le fratture l'hanno reso un po' deforme, quindi praticamente aveva il busto normale e le gambine corte, tant'è vero che l'altezza massima del nostro eroe era stata, mi sembra, 1,52 m, adesso non ricordo. La madre si accorse però che questo ragazzino aveva delle possibilità grafiche, insomma, non disprezzabili. Cercarono di trovargli degli insegnanti validi, avevano le possibilità economiche, per cui ci provarono abbastanza spesso e trovarono, adesso non ricordo i nomi di questi suoi insegnanti, comunque uno molto bravo, quotato ai tempi, per cui era, insomma, fra i migliori, e che gli dava addosso, gli dava, insomma, lo massacrava con giudizi sempre nefasti, ah, guarda che schifo, come ti vergogno, insomma, e lo trattava male, e col Utrecht era un po' stufato, insomma, e quindi dopo un po' di queste critiche feroci volle abbandonare questo maestro, detto, non ricordo me, per trovarne un altro. E trovò un altro, sempre abbastanza quotato, sempre nell'ambiente accademico, e che invece, insomma, gli dava sempre, insomma, delle pacche sulla spalla, diceva sì, va bene, bravo, continuiamo, sì, insomma, gli dava qualche critica, però, insomma, in genere lo approvava. Però, siccome era uno stupido, Lautrec, era un po' così, però non era un cretino, anzi. E si era reso conto che quell'altro che lo criticava spesso e lo trattava male, alla fine era più bravo e le critiche che gli faceva quello lì erano costruttive, per cui si è reso conto che dice, sì, quell'altro mi dava del cretino, però le sue critiche mi facevano crescere, mi facevano capire alcune cose che se no altrimenti mi avrei sorvolato, non compreso. Quindi a volte si dice, quando si dice, ma mi ha detto che non so bravo, che ho sbagliato, questo imbecille non capisce nulla, a volte chi mi fa le critiche, se è uno che sa fare le critiche, probabilmente è molto, ma molto meglio di quello che mi dice, ah, oh, quanto sei bravo, madonna, se riuscissi a farle io queste cose, madonna. No, quello probabilmente è uno che, o un adulatore, o un poverino che, bravo, sarà un genio, però nel suo campo probabilmente non vi sta dicendo la verità, o perlomeno metteteci un po' del vostro per capire se è veramente uno che ne sa o se sono, vabbè, lasciamo stare. E quindi, beh, a un certo punto lasciò pure quest'altro insegnante dicendo, vabbè, ho capito, io ne so abbastanza, posso andare avanti con le mie gambe, scusate questo gioco di parole un po' triste, e mise su il suo atelier, eccetera. Però poi, da persona intelligente, insomma, io dove vado così? Insomma, la gente mi prende in giro, la gente mi, insomma, ridacchia quando mi guarda, vedere questa specie di sgorbio in giro, insomma, si era reso conto che, insomma, non era proprio normale, però era anche un tipo sveglio, tipo si sapeva ridere addosso, sapeva, insomma, prendersi un po', come dire, per quello che era. E tante volte l'avrete visto, no? Vestito da samurai, vestito da clown, faceva le faccine, faceva un po' il fissacchiotto, si prendeva in giro, insomma, era un personaggio, probabilmente se non fosse stato così deforme sarebbe stato un genio di chissà quanti altri campi. Comunque, allora disse, io dov'è che posso essere me stesso e dove nessuno mi guarda come un caso della natura? Dove sono tutti come me, dove, un cabaret, ai tempi c'era il cabaret chi c'era? Erano questi teatri un po' fumosi, un po' davvinazzati, e dove c'erano ballerine, prostitute, dove c'erano nani, dove c'erano saltimbanchi, molleggiati, disossati, donne barbute, insomma c'era tutta la varietà umana possibile e immaginabile. E quindi lui si sentiva a casa. Era uno dei tanti, non era lui perché era il nano deforme, era lui, ma c'era accanto il dissossato, c'era accanto quello che. Era uno dei tanti, e quindi veniva accettato tranquillamente, senza nessun problema, e quindi era un ambiente anche abbastanza trasgressivo, in cui la gente bevevano, si drogavano, dove, insomma, prostitute erano normale amministrazione.
non era così scandaloso in quell'ambiente lì, anche se poi insomma, fuori casomai erano altri problemi, però insomma, lì era tutto normale, era una specie di zona franca. E quindi lui si piazza lì e vive la vita delle ballerine, delle prostitute, degli artisti che si insomma, presentano sul palco. E queste sono le sue immagini poi alla fine, queste immagini mai volgari, per questo forse è piaciuto anche, perché non c'è volgarità, non c'è quella malizia nelle sue immagini, c'è sempre una visione quasi fotografica, no? Anche se di fotografico non c'è niente, è un'interpretazione, però è fissa un momento, riesce a cogliere anche nel momento delle luci insomma, sfavillanti del cabaret, la tristezza, la malinconia di alcuni personaggi. Quello più noto forse è Jean April, no? Questa figura che è esile, è riconoscibile perché c'ha sempre la gamba alzata, no? Come se facesse la ruota con ballerina di prima fila, non so, anzi, vi accenno qualche cosa di questa ballerina. Era di origini italiane, anche lei ebbe una vita inizialmente travagliata come tutto, potrete vedere che non ha avuto una vita travagliata fra questi qui. Insomma, la madrigna la cacciò di casa, lei disperata, poco più che una bimba, insomma, si trovò sulla Senna, la prima cosa che fece si buttò in acqua e l'acqua era fredda, insomma, bagnata. Insomma, niente, insomma, intorno alla Senna di notte c'erano signorine che passeggiavano in cerca di clienti, videro questa incarna spava, insomma, la recuperarono, se la portarono, diciamo, nei loro ambienti, che so, potesse essere un cabaret, un bistrot, un teatro, non è dato di saperlo. Comunque, la prelevarono, l'accudirono, insomma, se la presero sotto la loro custodia e questa bimba era portata per la danza, insomma. Non sembra facesse oltre niente di strano, di poco edificabile. E quindi insomma fu adottata, fu avviata alla danza. Lei era brava, insomma, in poco tempo, per farla breve, diventò la prima ballerina del Moulin Rouge ed era l'unica che poteva mettersi mutandoni rossi. Perché quelle di fila, diciamo così, potevano avere mutandoni bianchi, blu o di un altro colore, secondo la scenografia. Per cui ecco, lei aveva anche questa facoltà unica di mettersi mutandoni personalizzati, unica. Vabbè, poi era di origine italiana, fra l'altro anche nove, ma insomma lasciamo stare perché sennò ci allarghiamo tanto e quindi un altro personaggio, ma poi mi piacciono queste cose, per cui ve lo dico anche se. Fa parte della storia dell'arte, anche se in un certo senso marginale, però la Galù, un altro personaggio che è stato immortalato appunto dal nostro Lautrec, la Galù che vuol dire la golosa, golosa perché gli piaceva mangiare, eh? E quindi immortalata tantissime volte da Lautrec e questa qui lo stesso, era fra l'altro ballerina naturalmente, che la gente faceva proprio la fila per andarla a vedere, la gente partiva dall'America, facevano i tour per venirla a vedere, insomma, in Europa quando sapevano che c'era questi che si esibiva, partivano, insomma, era un'attrazione veramente incredibile. E questa tizia, questa signora, questa donna, questa giovane donna, bella, bella, per i nostri canoni moderni un po' meno bella, però insomma, bella, 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 bella ragazza. A un certo punto della sua carriera, che diventò fra l'altro ricchissima, per cui era veramente una delle poche donne ballerine che soldi avevano fatti a pacchi, però come succede, era insoddisfatta di questa sua vita, sempre lì sul palcoscenico, alzare le gambe, poi, insomma, decide di ritornare al suo vecchio mestiere, che faceva diciamo, attrazione nel circo, acrobata, faceva, insomma, era un'attrazione del circo. Però nel frattempo anche lei si era un po' appesantita, era un po' passato un po' di anni, per cui non sempre si riusciva ad essere ai vertici una volta. Spese un sacco di soldi per rifarsi diciamo così, un personaggio, per crearsi un po' un futuro e quindi investì su se stessa in questi circhi che potevano dargli un po' di gloria, però
non gli andò tanto bene. All'inizio gli andò benino, poi però insomma piano piano il suo pubblico preferiva che facesse altre cose. Provò anche a chiedere a Lautrec se gli faceva un po' di manifesti particolari per invogliare la gente. Lui naturalmente si prestò, però quando non c'è, non c'è. E poi il fatto più che la convinse a smettere, perché non era proprio il momento giusto, fu quando i leoni la assalirono, lei e il marito, perché il marito faceva il domatore di leone, ma quel giorno probabilmente i leoni erano un po' nervosi, li saltarono addosso e per un pelo non sono rimasti tutti e due affrittellati. E quindi ho detto basta, io è meglio se vado a fare un'altra cosa, perché questo mi sa che non è il mio mestiere futuro. Riprovò a tornare insomma, ai cabaret, provò a fare altre cose, ma i tempi erano passati, nel frattempo era venuta altra gente, altri attori, altri personaggi che poi insomma, nel tempo sono diventati ancora più famosi, eccetera. E questa Gulot, adesso la pronuncia, insomma, la golosa, ha fatto una brutta fine. Nel frattempo poi insomma la storia è andata avanti, la stringo, se no qui ci vuole 22 ore per fare, è morta poi molto grassa perché aveva una malattia di idiopsia, mi pare si chiami, si era gonfiata come una zampogna, e è morta poi sola e disperata in un ospedaletto sconosciuto, sempre parigino. Però c'è un epilogo, diciamo così, no, divertente, insomma, che rimette un po' a posto le cose della storia. Questa attrazione, questa donna, questa attrice, questo personaggio, dopo la morte fu sepolta e chiusa la storia. E nessuno più si ricordava di lei. Il presidente Chirac, che era un amante della Parigi che fu, si interessò alla cosa, volle sapere qualche cosa di più di questo personaggio. E lo fece riesumare e facendo le esequie pubbliche abbastanza insomma, risonanti, la fece seppellire nel cimitero degli artisti di Montmartre. E fra questi che seguirono il feretro ci fu anche la sorella di Michael Jackson. Siamo nel 1996, più o meno ecco, in quel periodo lì. Non mi ricordo come si chiama questa cantante. Però insomma, ecco, per dirvi che comunque c'è stato un epilogo abbastanza felice, insomma, tutto sommato. E nel frattempo Marie Valadon, che siamo intorno ai suoi 17-18 anni, mise alla luce un bimbo. Non si sa anche lì chi sia stato il padre. Anni dopo, un giornalista, pittore, insomma, si assunse l'incarico, diciamo così, l'onere, come disse lui, metto la firma su questa opera d'arte, che era il figlio, e nacque questo bimbo che fu chiamato Utrillo. Utrillo naturalmente fu accudito dalla madre di Valadon, di Marie Valadon. Come detto, era già problematica, per cui insomma, non era proprio la persona forse migliore per accudire un bimbo che naturalmente purtroppo aveva dei problemi, aveva le crisi epilettiche, e questa donna non trovava niente di meglio da fare che per calmarlo, quando aveva queste crisi un po' spasmodiche, di dargli un po' di vino, gli metteva un po' di vino, un po' di assenzio, un bicchiere, del biberò, e questo insomma si abbioccava lì e stava tranquillo, certo, vorrei vedere. Però questa cosa ha fatto diventare questo ragazzo, che già era problematico, praticamente un alcolizzato, a 3-4 anni era già di fuori. E quindi lo veniva chiamato Litrillo, perché non usciva mai di casa se prima non si faceva un litro di vino, Litrillo. E quindi, come vedete, alcune cose cominciano a mettersi insieme. La Valadon si mette anche con un certo Satie, che era un musicista. Musicista, anche questo qui, guarda qua, strano, paranoico, un tizio che praticamente stava in due stanze, in un palazzotto, di cui ne abitava solo una. E quindi due stanze, in una c'aveva tutto, e quell'altra si è chiusa, nessuno sapeva, non ha mai saputo cosa
contenesse quella stanza. Poi naturalmente l'hanno saputo quando è morto, sono andati a, insomma, a sbaraccare questa stanza, hanno sfondato la porta, hanno aperto, boh, si sono trovati davanti una miriade di ombrelli, ombrelli, il parapluì, l'ombrello, quello da pioggia, pieno, pieno, una stanza piena, piena, colma fino in cima di ombrelli. Per cui era sta fissa, ma non era l'unica che aveva questo Satie. Satie è stato un grande musicista, per cui se andate a cercare, scrive Satie, non ne so molto, onestamente, sono poche cose così che mi ricordo. Ma... E poi era fissato anche con altre cose, con la numerologia, era fissato col numero 3, 3. Lui ogni cosa doveva essere 3, 3 oggetti da mangiare, 3 cose da toccare, 3 cose da vedere. 3, 3, doveva essere 3, ogni cosa doveva essere 3. E mangiava soltanto cose bianche, dice cose bianche, cos'è bianco? Non so, l'aglio, due maccheroni scolditi, non lo so, bianco, comunque, mangiava solo cose bianche. Era fissato con il Rosa Croce, quindi con tutte queste cose alchemiche, un po', insomma, era uno strano. E quindi insomma, è stato poco insieme alla Valadon, un annetto in cui si sono un po' contagiati. Così intellettualmente, per cui hanno preso un po' dell'uno, un po' dell'altro e hanno poi esteso le loro conoscenze, le loro alchimie, insomma, sulle loro opere, chi musicalmente, chi invece graficamente. Per cui ecco, la Valadon piano piano cominciava a farsi un suo repertorio di immagini, di sensazioni. E cosa, forse non so se l'avete mai visto, qualche opera della Valadon. Lei era molto sensuale nelle sue opere, rappresentava uomini e donne in maniera non volgare, però sanguigne, non erano più delle immagini molto delicate, diciamo così. C'era della corposità, della fisicità in queste immagini e quindi creava anche un certo scalpore, no? Ricordiamoci, siamo sempre in un periodo in cui c'erano questa belle epoche, questa voglia di vivere, questa libertà che sembrava dovesse durare in eterno, ma stiamo arrivando quasi alla prima guerra mondiale, per cui è quasi un'onda al vertice della sua salita e quindi dopo c'è soltanto una caduta rovinosa. Per cui, insomma, ecco, le sue immagini destavano qualche perplessità, diciamo così. Naturalmente, la Valadon, cosa succede? Frequentava questi ambienti, poteva non essere capitata a Moulin Rouge, naturalmente no. Lei era un'assidua frequentatrice per mille motivi e incontra Lautrec. Di Lautrec si innamora perdutamente, tant'è vero che poi a un certo punto chiede a Lautrec di sposarlo. Diceva, perché non ci sposiamo? Perché non facciamo una cosa seria, una volta nella vita, insomma, facciamo una cosa che potrebbe anche. E Lautrec disse, ma di cosa stai parlando? Io a te non ti sposo nemmeno per sbaglio, scordate perché io non ne voglio sapere di queste cose. E la Madonna disse, ma prese male, tentò il suicidio, ci provò, diciamo così, insomma, in maniera abbastanza leggera, tant'è vero, non è successo niente di irreparabile. Però ecco per dire che insomma aveva fatto colpo non certo per la sua bellezza ma per un senso proprio di affinità elettiva, no? Intellettiva con questo personaggio che era forte proprio e quindi insomma c'è stato l'incontro fra questi due e il nome Suzanne gliel'ha dato naturalmente il nostro Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec perché la chiamò Susanna? La chiamò semplicemente per riallacciarsi un po' alla Susanna biblica, Susanna e Vecchione, no? Non so se vi ricordate questo momento in cui c'è questa donna, bella, formosa, vista in decine di quadri, ho dato una botta a tutto, in decine di quadri, per cui è un classico, diciamo così. E questa donna fu, diciamo così, ricattata dai vecchioni, che erano dei giudici del Sinedrio, insomma, adesso anche della Bibbia devo raccontare, no? Però, insomma, per farla breve, fu ricattata da questi vecchioni, in cui, insomma, gli dissero, o ci dai quello che vogliamo noi, sappiamo cosa, se no diciamo in giro che te sei un'adultera, per cui le adultere ai tempi venivano lapidate, tagliate la testa, insomma, venivano praticamente uccise.
e quindi insomma datti da fare, insomma, eh? E lei invece no, 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 e quando fu il momento di la portarono in giudizio, poi quando fu il momento della sentenza si alzò uno e disse no, non è andata così, e io insomma è così, insomma, si è salvata, eccetera, eccetera. Vabbè, non voglio fare più la storia della Bibbia, sennò siamo veramente cotti e poi non saprei cos'altro dire, perché insomma, ne so un po', non so un genere. E quindi poteva sembrare quasi offensiva come epite, no? Susanna, perché c'erano i vecchioni, come i vecchioni. La Susanna Valadon andava spesso con pittori molto anziani, anziani, anziani per l'epoca, veniva considerato molto anziano Puy de Chavannes, pittore affermato, osannato, dei tempi che aveva pari 44-45 anni ai tempi, non era certo vecchio, e Renoir che veniva considerato vecchiotto aveva una quarantina d'anni, per cui figurate, lei che andava con questi pittori, era considerata una che andava con i vecchioni, e quindi insomma per dire come cambiano un po' le cose, no? E, però Susanna Valadon accettò di buon grado questo nomignolo e infatti poi si è sempre firmata Susanna Valadon. Invece Degas, che fu diciamo così forse l'unico che con lei non ci è andato a letto, la considerava un'artista vera, una al pari. E lei non, lui non l'ha mai chiamata Susanna, chiamava la terribile Marie. Chiamarla Susanna gli sembrava un nomignolo un po' troppo offensivo, cioè lui non si voleva abbassare, cioè la considerava proprio un pari, quindi la considerava un'artista vera. Ed è stato forse l'unico che l'ha promossa in maniera seria, cercando di farla entrare negli ambienti che contano, per quello che poteva. Degas è uno che aveva anche soldi, era uno che insomma spendeva soldi e comprava anche quadri della Valadona, comprava quadri di tutti gli impressionisti. Era un tirchio tremendo, Degas, era un misogino, le donne non le poteva vedere nemmeno dipinte, anche se poi le ha dipinte bellissime, eccetera. Però insomma, ecco, per dirvi il tipo molto particolare, guarda casa, anche lui, porca la miseria, Degas, anche lui figlio di un banchiere, eccetera, eccetera. Insomma, per essere buoni pittori bisogna essere anche abbastanza ricchi, se no diventa difficile. Questo per dire un po' le cose come stanno. E non dico tutti, ma moltissimi pittori, sia impressionisti, sia macchiaioli, erano di buona famiglia, eh? Poi qualcuno era poveraccio, figlio del popolo, però insomma ecco, diciamo che il sordo aiuta. E detto questo, la Valadò, dopo questo smacco, diciamo così, subito da parte di Lautrec, non ci poteva pensare, cioè, ma come, io sono la donna più desiderata di questo quartiere, di questa Parigi, mi disegnano tutti, mi vorrebbero tutti, e questo mi dice di no. Insomma, l'ha presa molto male, come detto, e trovò, tra le sue varie vicissitudini, uno che se la sposò davvero, ed era anche uno ricco, un banchiere. Non ricordo come si chiama, insomma, e con questo lì convolò a nozze e si portò dietro la mamma, si portò dietro il figlio e convolarono a nozze e stettero insieme 10, 12, 13 anni, in cui lei insomma diventò una moglie tranquilla, affettuosa, insomma, quello che poteva, e affinò le sue doti di pittrice. Però dopo un po' con questo vescicone di marito non ce la faceva più, insomma, cominciò a bollire, perché insomma il sangue è sangue, le cose sono da fare, e quindi abbandonò questo marito. Nel frattempo il tempo era passato anche per lei, non era più la giovane Marie di un tempo, la ragazzina che veniva dipinta da tutte le parti, in tutti i quadri lo troviamo, per cui c'era anche lei un po' appesantita, e il figlio era cresciuto, mille problemi naturalmente, come detto, perché era un alcolizzato, si faceva di oppio, eccetera, eccetera, e naturalmente frequentava anche amici, pochi, però qualche amico ce l'aveva, e fra l'altro frequentava anche un pittore che si chiamava Utter, mi sembra, non vorrei sbagliare, non ricordo con esattezza. Beh, ragazzo, insomma,
giovane, addirittura era più giovane del figlio, di un anno, poco più, e la Valadon si innamora di questo ragazzo praticamente e si mettono insieme. Si mettono insieme. Utrillo nel frattempo, tra una crisi epilettica e l'altra, un ricovero all'ospedale e un ricovero in gattabuia, perché insomma rompeva le scatole la gente, facevano risse, insomma uno che è di fuori insomma, combina dei guai. E in uno di questi suoi ricoveri trovò un dottore che gli disse: ma perché invece di rompere le scatole la gente, non fai una cosa furba, prendi un po' di foglie, due matite, ti metti a disegnare, a dipingere, insomma. Passa il tempo, scarica un po' la tensione in questa maniera, vedrai che ti fa bene. Beh, la madre, che era la Susan Valadon, dice: lo sai che non è una cattiva idea. Allora gli insegnò i rudimenti e oh, questo ragazzo che diventò bravo. A me non piace, devo essere sincero, a me Utrillo non piace come pittore. Lo trovo un po' così, un po' falsetto, non mi piace, oh, ragazzi, se mi piace non mi piace. Però insomma ai tempi vendeva quadri come se fossero pane, la gente se comprava un Utrillo moriva di fame, per cui vendeva quadri come se fossero patatine al forno. E da una parte oscurò anche, diciamo così, la voglia di emergere del suo amico. Utrillo vendeva, quest'altro no, ci rimaneva male. Però insomma, siccome non era uno molto ambizioso, visto che i miei non si vendono, vendiamo i suoi, perlomeno la pagnotta diventa abbastanza appetibile. Quindi insomma, si mise dietro a Utrillo e riuscirono a fare un po' di business, come si dice oggi. Fu ricoverato una volta insieme ad altra gente e chi ci trovò? Un altro ubriacone, quanto lui o forse di più, che si chiamava Amedeo Modigliani, livornese. De, e siamo a posto. Sicché era tutta una sbornia. Recuperavano di qua, di là, li caricavano su un carretto, li trascicavano da qualche parte e poi dove si trovavano li scaricavano, perché erano due persi, due continuamente fuori di testa, fa alcol, droghe, schifezze varie, malattie, insomma erano tutti e due, due persi. E frequentavano tutti la casa della Valadon. La Valadon e il figlio e l'amante si erano trasferiti nel frattempo su a Montmartre in una casetta a due piani in una via insomma, abbastanza costellata di casette dove vivevano tantissimi pittori o tali, perché per essere pittore non è che ci vuole tanto, la cosa più semplice del mondo è essere pittore. Dicevamo, come? Guarda, allora pittore, compri due pennelli, qualche colore, una tela, un foglio di carta, dai una pittata, sei pittore. Così, oh, pittore, cosa vuol dire? Uno che dipinge. Boh, cosa dipinge? Boh, essere artista è un'altra storia, poi per essere un bravo pittore è ancora un'altra storia, però per essere pittore è la cosa più semplice del mondo, per cui insomma, niente di straordinario. Questa strada era piena di pittori, poi qualcuno è diventato bravo, qualcuno è scomparso, qualcuno non è diventato nemmeno pittore, qui c'ho manco i soldi per comprare i pennelli, per cui. Comunque, vabbè. E questa casa, tra l'altro, c'è sempre. Questa casa è diventata un museo dove c'è una lapide fuori. Se ci andate, la vedete, una lapide rettangolare in cui c'è tutti i nomi di pittori che hanno abitato da quelle parti. Per cui c'è una bella sfilza di nomi, qualcuno sconosciuto, ma la gran parte sono. Ma guarda chi c'è, guarda chi c'era. E quindi è diventato un museo. È cambiata pochissimo, un po' di fuori è cambiata, però internamente è praticamente identica, cioè gli stessi suppellettili, le stesse stufe, le stesse cose, è praticamente la casa di questi tre che venivano chiamati il trio maledetto o il trio infernale, secondo le Maudì, insomma, secondo come venivano chiamati da Tizio e da Caio. Quindi dentro era un inferno, perché era una bolgia incredibile, erano tutti ubriachi, sempre, fissi. In più qualcuno era anche epilettico, in più veniva qualche altro epilettico fuori di testa, tipo Modigliani che faceva, insomma lì era quello più tranquillo, era un casinista nato, per cui, e anche Modigliani ha fatto poi il ritratto di questa Susanna, insomma, non proprio lei, ma insomma ecco, gli ha fatto il ritratto alla Modigliani. Modigliani poi sappiamo che fine ha fatto, adesso poi questo è un altro argomento nell'argomento. E come dicevo, poi fra l'altro, per tornare a
a Utrillo, sempre ubriaco, sempre più ubriaco, alla fine cos'è successo? Che però vendeva quadri come se fosse, detto, come se fosse la cosa più importante del mondo. Gli si avvicinò una vedova di un banchiere che vide in lui non tanto un bel ragazzo, che non era, no? Veniva detto di Utrillo, c'era la testa a melanzana, non è nemmeno tanto vero, era un baffone, ma insomma, basta, non stiamo discutendo di estetica. Insomma, vide in lui una fonte di guadagno, se lo sposò, lui ormai era già oltre la quarantina, aveva sempre un timore di uscire, stava sempre in casa chiuso, no? Era diventato proprio un personaggio molto 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 problematico, per cui lei gli portava pacchi di cartoline e lui le dipingeva in maniera rapida, quasi parossistica, e per fargliene fare tanti addirittura, gli portava quasi tutti i paesaggi sotto la neve. Quanto la neve è bianca, lui non doveva dipingere il bianco, c'era già il bianco, la tela, quindi insomma, ne faceva 10.000 al giorno, insomma, ne faceva veramente tantissimi, c'era un proliferare di quadri di Utrillo, che comunque hanno una propria valutazione, anche oggi sono abbastanza ricercati. Utrillo, insieme al nostro amico Modigliani, si sparavano, a parte le litrate di assenso quando potevano, eccetera, perché poi cosa succedeva? Siccome Utrillo, come detto, vendeva, e faceva anche un sacco di soldi, che gli venivano sistematicamente requisiti, perché sennò era un casino veramente, però quando riuscivano a mettere in mano su qualche soldo extra, chiamava Modigliani, oh Modigliani, andiamo, vieni, vedevo, e andavano giù, taverne, dove cavolo poteva, bistrò, veramente, quello che era. E si bevevano tutto l'era possibile. Tantissime volte si sono fatti fuori, quando erano in studio non c'era manco una goccia di alcol, di liquore, si facevano fuori a Trementina, a Coragia, di tutto, buttavano giù, naturalmente li prendevano e portavano all'ospedale perché erano, insomma, marci dentro, e quindi insomma erano proprio di fuori come terrazzi. Nonostante ciò, dicevo, Utrillo è campato un sacco di anni, nonostante si fosse bevuto di tutto, anche la benzina, è campato, mi pare, 70-75 anni, e ha seppellito quasi tutti, per cui ricordate, morivano abbastanza giovani, e quindi tutto sommato l'ha fortificato la Trementina, eccetera. Cosa che invece non è successa al nostro Toulouse-Lautrec. Lautrec purtroppo, specialmente negli ultimi tempi, anche perché frequentava ambienti non proprio, insomma, diciamo, tranquilli e sereni, quindi prese anche lì la sifilide, cosa che hanno preso quasi tutti i pittori che frequentavano questi ambienti, non gli ha certo dato una mano a migliorare la sua salute. E quindi dolori fortissimi di tutti i generi, soprattutto le ossa, articolazioni, eccetera, e quindi aveva cominciato a bere anche lui abbastanza pesantemente. E c'è una curiosità, insomma, una delle tante. Fra l'altro c'è un bastone da passeggio che ha il nome di Toulouse-Lautrec, perché all'interno è cavo praticamente, e c'è un contenitore di vetro, un cilindro, fatta apposta per questo bastone, in cui c'era precisamente mezzo litro di assenzio o di alcolici vari, insomma. Quindi c'è un bastone da passeggio chiamato proprio Lautrec. E se andate da qualche parte, insomma, su qualche sito lo trovate anche, è un bastone normale, insomma, solo questo cilindro di. Per cui ecco, c'è anche questa particolarità il nostro Toulouse, oltre ai quadri ha firmato pure questo bastone, lui forse non lo sa nemmeno, ma insomma, vabbè. E quindi cos'è successo? Che è stato ricoverato diverse volte, la madre ci teneva a questo ragazzotto, era giovane, intendiamoci, stiamo parlando di un periodo in cui Lautrec aveva 35-36 anni, insomma, quindi insomma, non era proprio un ragazzo, ma era giovanissimo, e nonostante ciò la salute andava sempre peggiorando, è stato tenuto in osservazione in qualche clinica per disintossicarlo, per vedere insomma,
di aiutarlo un po'. Si è, come si è ripreso un pochino, è tornato nei suoi ambienti. Lui è riuscito a trovare una sistemazione di questi teati, questi mistrosi, e c'aveva un posto dove poteva andare. Siccome era vietato dalla legge proprio abitare e soggiornare in questi ambienti, cioè non ci si poteva abitare, doveva soltanto stare per un periodo e poi via. Lui invece insomma era riuscito in qualche maniera, un po' stava, poi andava da altre parti, non aveva problemi economici fortunatamente, almeno quelli. Però ecco, viveva lì e quando tornò a casa una delle ultime volte si rese conto che quasi era agli sgoccioli, non ce la faceva più ad essere, non ce la faceva più nemmeno a trovare piacere, a sentire la matita che scorreva sui fogli, che insomma non riusciva più ad essere se stesso. Mise mano a un po' di fogli, un po' di disegni, un po' di lavori che aveva, diciamo così, iniziato e mai finito, ma poco dopo, così all'età di 37-38 anni, grosso modo, adesso non ricordo con precisione, insomma, Tullio Trekke morì. La nostra Valadò invece ha continuato a dipingere naturalmente, poi si sposò con questo suo amante giovane e sono stati insieme fino, per sempre, fino alla fine praticamente. E questo pittore che poi è diventato suo marito non è mai diventato un grande pittore, ha sempre continuato a dipingere, ma insomma io non ho mai visto niente di importante. E quando poi è morta anche la Valadò, all'età intorno a 70 d'anni, grosso modo, dietro la Valadò c'erano praticamente tutti i pittori, quelli più moderni, da Picasso a tutti quelli che sono venuti poco prima e poco dopo, hanno reso omaggio a questa pittrice che, come detto, aveva portato nelle sue tele la sensualità, aveva portato anche il nudo maschile, cosa che ai tempi non si usava quasi mai, se non negli studi accademici. Invece lei era riuscita, nelle rappresentazioni diciamo normali, a portarci anche il nudo maschile in maniera non volgare, però molto, molto fisica, molto presente, mi posso dire, molto maschia. Ed è stata un po' la sua caratteristica, come se vogliamo dare una, così, una raffigurazione alla sua opera, possiamo dire che è una via di mezzo tra un Gauguin, un Van Gogh, si avvicina molto più all'espressionismo che non all'impressionismo. Lei ha sempre detto che i miei maestri sono appunto Gauguin e Degas e Van Gogh, però io sono io ho fatto tanto per essere io e ne sono orgoglioso, insomma. E quindi poi la cosa bella di questa donna è che non ha mai avuto paura di rappresentarsi. Lei che è stata una donna bellissima, desiderata, disegnata, ritratta centinaia di volte, praticamente si è ritratta durante tutto l'arco della sua vita, fino quasi all'ultimo giorno, mettendo su tela tutti i suoi difetti, da donna bellissima a donna anziana, con le rughe, con gli occhi sbarrati, con i capelli dismessi, eccetera. Non ha mai cercato di idealizzarsi, no? Cioè, ha sempre cercato di essere diretta, di essere lei, non ha mai cercato di nascondere né la sua fisicità quando era giovane, con i suoi rapporti così stravaganti, estemporanei, e nemmeno poi in vecchiaia, il suo corpo ormai, diciamo così, in decadenza. Per cui ecco, questa è un'altra delle tante storie che girano intorno all'arte, pittori e aspiranti tali. Potrei andare avanti ancora molto, naturalmente, perché di cose da dire sono tantissime, cose interessanti, meno banalità assolute, che volete. Perdonate, io non sono un professionista della parola, per cui mi interessa altro, però mi piace raccontare le cose che mi piacciono e quindi spero che anche a voi possano interessare. Se avete piacere di sentire altre cose, fatemelo sapere. Io cerco di rimettere insieme qualche altra cosina e ve ne faccio partecipi molto, molto volentieri. Quindi mettete like, iscrivetevi, donate quello che volete e alla prossima. Ciao.